Ciao, sono Diego Stacchiotti e benvenuto. La domanda di oggi è: che cos'è lo shuffle? Questo termine assume diversi significati in base al contesto in cui viene utilizzato. Vediamoli. Con il termine shuffle ci si può riferire a uno stile pianistico nato nel sud degli Stati Uniti intorno agli anni 20 e conosciuto inizialmente come boogie woogie. È un ritmo divenuto in voga negli anni 40 e attualmente molto utilizzato. È un termine per indicare un andamento ritmico, un modo di portare il tempo, quindi una pronuncia. Una ritmica shuffle, quindi, per la sua caratteristica, si contrappone ad un andamento lineare, rigido, schematico, generato per esempio da figure come gli ottavi e i sedicesimi. In questo semplice esempio puoi osservare la differenza tra i due schemi ritmici. Puoi vedere come a parità di numero di note, a sinistra ci sia un andamento lineare. Tutte le note sono equidistanti e in gergo questo viene definito con il termine straight eighth o even eighth, mentre a destra l'andamento cambia diventando saltellante, ondulatorio, molto più morbido, in virtù di una nuova griglia, costruita sulla prima e sulla terza nota di una terzina di ottavi. In questo caso, questo tipo di andamento verrà definito con il termine shuffle eight. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and... Want to touch it, ta frit, ta foot, ta want to touch it, ta frit, ta foot, ta want to touch it. Con il termine shuffle possiamo riferirci anche all'interpretazione che vogliamo dare a un'esecuzione, facilitando di non poco scrittura e lettura. Può capitare tra musicisti sentire la frase: questo brano lo facciamo shuffle. Basterà quindi mettere questa equazione per cambiare radicalmente l'andamento del brano, senza mettere mano alla notazione. Alcuni musicisti utilizzano il termine shuffle come sinonimo del termine swing per indicare la pronuncia o l'interpretazione. Bene, puoi trovare ulteriori approfondimenti all'interno del secondo e del terzo volume dei miei libri The Drummer's Book. Spero di esserti stato utile. Fammi sapere nei commenti come ti sei trovato. Ti invito a lasciare un like e ad iscriverti al mio canale se non l'hai già fatto. Seguimi anche su Instagram, dove pubblico ulteriori contenuti. Ciao, a presto.